Mezzogiorno in punto, un felice primo maggio a tutti voi. Cominciamo subito con i nostri titoli. 119 persone arrestate durante le manifestazioni in piazza in Venezuela. Anche oggi resta alta la tensione nel paese dopo gli scontri di ieri che hanno causato un centinaio di feriti. Preghiamo specialmente per quanti non hanno lavoro, che è una tragedia mondiale di questi tempi, così il Papa al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Primo maggio di manifestazioni in tutta Italia, tensioni nel corteo di Torino fra polizia, notav e centri sociali, attesa per i concertoni di Roma e Taranto al Quirinale, le celebrazioni ufficiali da Mattarella all'invito a stare vicino a chi ha perso lavoro e a chi lo cerca. Dunque, in Venezuela si annuncia una nuova giornata di proteste. Il leader dell'opposizione Juan Guaidó esorta la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente Maduro, il quale però ha definito sconfitto il colpo di Stato. Antonio Soviero. Che come escaramuza. Sono passate da poco le 4 del mattino a Caracas, quando il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, comincia il suo discorso in diretta televisiva. Usa un tono provocatorio per annunciare la sconfitta di quello che definisce un colpo di Stato militare guidato dal leader dell'opposizione, Juan Guaidó, per creare il caos nel paese e permettere così l'intervento militare straniero. Poi si fa inquadrare con i vertici delle forze armate per lanciare il messaggio che l'esercito è con lui. In un altro video, Guaidó, appoggiato da decine di militari ribelli, afferma invece che l'operazione Libertà non è terminata, insiste sul fatto che Maduro ha perso il controllo dell'esercito e invita i venezuelani a scendere nuovamente in piazza oggi 1 maggio. Sapevamo che l'inizio non sarebbe stato facile, ma abbiamo dimostrato che ci sono soldati disposti a difendere la Costituzione, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale, che ha assunto i poteri di capo dello Stato ad interim e riconosciuto per questo da una 50 di paesi. A distanza di ore arriva un primo bilancio degli scontri di ieri attorno alla base della Carlota e in tutto il paese, tra manifestanti pro-opposizione e militari fedeli a Maduro. Si parla di un centinaio di feriti e almeno 119 arresti, tra cui 11 adolescenti. Mentre andiamo in onda, sta cominciando un nuovo giorno in Venezuela, un giorno che rischia di far crescere il numero delle vittime. E nel giorno del 1 maggio il Papa, al termine dell'udienza generale, ha ricordato la festa del lavoro e la tragedia mondiale della disoccupazione. Francesco ha incentrato la catechesi sul Padre Nostro e sulla tentazione. In diretta abbiamo Cristiana Caricato. Cristiana, a te. Sì, eccoci nuovamente da Piazza San Pietro, un giorno di festa che coincide con l'udienza generale del Papa, un giorno speciale per 5 bambini che il Papa ha fatto salire sulla sua Jeep, 5 giovani scout che hanno accompagnato Francesco nel giro della piazza. Prima di iniziare la catechesi, ancora una volta centrata sul Padre Nostro, il Papa è tornato su una delle espressioni del Padre Nostro più controverse. Il non abbandonarci alla tentazione, come risulta nella nuova traduzione del Messale Romano, e il Papa ha tentato di spiegare quello che è successo, l'espressione originale greca che contenuta nei Vangeli, che è molto difficile da tradurre in maniera esatta e che ha ricordato ha prodotto delle moderne traduzioni anche un po' zoppicanti. Ricorderete che nel Padre Nostro si traduceva non ci indurre in tentazione. Ecco, il Papa ha spiegato ancora una volta, come aveva già fatto, che questo indurre in tentazione non si deve in alcun modo considerare un tentativo di Dio di porci delle insidie, di porci degli ostacoli, perché Dio è Padre, ha ripetuto più volte questa espressione, e i cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo, che si diverte a metterlo alla prova. Ma sentiamo le sue parole. Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista della tentazione che incombono sul cammino dell'uomo, come se Dio stesse in agguato per tendere insidie e tranelli ai suoi figli. Un'interpretazione di questo genere contrasta anzitutto con il testo stesso ed è lontana dall'immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. Non dimentichiamo, Padre nostro incomincia Padre, è un Padre
non fa dei tranelli ai figli. E durante la catechesi il Papa si è concentrato proprio su questi due momenti, la prova e la tentazione, due momenti che sono stati presenti anche nella vita di Gesù e ha ricordato gli episodi evangelici, ma soprattutto ha voluto ricordare il fatto che Dio non dorme mai, che è sempre accanto all'uomo, che veglia, che appunto è padre. Al termine dell'udienza, durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana, il Papa poi è ritornato sulla festività del primo maggio, ricordando proprio la tragedia di chi non ha lavoro, l'ha definita anche la più grande tragedia mondiale nel giorno, lo ricordiamo, liturgico della festività di San Giuseppe Lavoratore. Io vi lascio le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. Oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe Lavoratore. La figura dell'umile lavoratore di Nazareth ci orienti sempre verso il Cristo. Sostenga il sacrificio di coloro che operano il bene e interceda per quanti hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo. Preghiamo specialmente per coloro che non hanno lavoro, che è una tragedia mondiale di questi tempi. E dunque, primo maggio, giornata dei lavoratori, giornata di manifestazioni in tutta Italia, dai concertoni di Roma e Taranto ai cortei di Bologna e Torino. Quest'ultimo sfociato in scontri fra manifestanti e polizia. Al Quirinale Mattarella ha invitato a essere vicini a chi è privo di lavoro e a chi lo cerca. Francesco Durante. Una pellicola che risale a più di un secolo fa, la grandiosa manifestazione indetta dalle classi operaie per il 1 maggio 1913 ad Andria, in Puglia, tra le prime documentazioni filmate della festa del lavoro in Italia. Ad aprire l'annuale appuntamento celebrativo oggi è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime del lavoro all'ingresso della Direzione Generale dell'INAIL. Il Capo dello Stato è stato accolto dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, fermandosi poi in raccoglimento davanti al monumento prima di rientrare al Quirinale per la celebrazione della Festa del Lavoro. La consueta manifestazione nazionale dei sindacati quest'anno si svolge a Bologna in Piazza Maggiore e ha come tema la nostra Europa, lavoro, diritti, Stato sociale. Tra i partecipanti il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che in un'intervista a Repubblica ha lanciato un appello ad avviare un nuovo processo di unità tra CGIL e CISL e UIL, perché ha osservato non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani. Tensione invece al corteo del 1 maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato con una carica un gruppo di NOTAP che stava cercando di raggiungere la testa del corteo. È tutto pronto poi per il tradizionale concertone nella capitale a Piazza San Giovanni. La lunga maratona musicale inizierà alle 15. Sul palco si esibiranno artisti del pop, del rock e del rap. E in questo primo maggio giovani di ogni parte del pianeta si sono ritrovati a Bruxelles per pensare al proprio futuro lavorativo, ma anche alle imminenti elezioni europee, come ci racconta Caterina Dall'Olio. Viaggi, mobilità, sostenibilità e diritti. Nel giorno della festa dei lavoratori a Bruxelles milioni di giovani di tutto il mondo drizzano le antenne per due ragioni. La prima, per trovare un'occupazione all'interno degli organi istituzionali europei attraverso le centinaia di progetti promossi dall'UE, dall'Erasmus Placement ai tirocini retribuiti ai master. Occasione preziosa in un continente dove, nonostante il leggero calo, il tasso di disoccupazione giovanile rimane comunque alto, soprattutto in alcuni paesi membri come il nostro. La seconda, non meno importante, è per stimolare la loro generazione a prendere parte alla votazione del 26 maggio per le elezioni del Parlamento europeo. Spesso pensiamo che la realtà che viviamo tutti i giorni ci cali un po' dall'alto e invece dobbiamo ricordare che tutti noi siamo protagonisti per un cambiamento nella società. Ci sono delle cose che non funzionano e queste cose vanno cambiate assolutamente. Quindi vorrei che le istituzioni europee diventassero più vicine ai cittadini e perdessero quel carattere un po' elitario che fa solo favore a partiti populisti. La settimana europea dei giovani ha preso avvio e porterà decine di eventi in tutta l'Unione. Secondo l'ultimo Eurobarometro, che stabilisce le tematiche che più influenzeranno il voto delle diverse fasce di popolazione, gli europei tra i 18 e i 35 anni si orienteranno sui programmi politici che hanno come priorità la protezione e la tutela dell'ambiente e al secondo posto la lotta contro la povertà e le diseguaglianze, il miglioramento dell'istruzione e della formazione.
La politica, un primo maggio di tensione all'interno del governo e gelo fra Salvini e Di Maio, molti nodi da sciogliere dal caso Siri al provvedimento sulle autonomie. Augusto Cantelmi. Via libera alle nomine di Banca Italia, ma con riserva sul caso Siri si prende tempo mentre scontro sull'autonomia dal Consiglio dei Ministri, la foto di un'alleanza sempre più sull'orlo di una crisi di nervi. Su Banca Italia arriva il sì alla nomina dei quattro membri del direttorio, a cominciare da Fabio Panetta. Sulla vicenda Siri invece il sottosegretario ai trasporti indagato per corruzione, i 5 Stelle non mollano l'osso, insistono per le dimissioni, la Lega fa quadrato e Conte temporeggia. Prosegue invece il muro contro muro sull'autonomia. Il carroccio prova ancora ad accelerare, ma i grillini frenano. Si pensa ora ad un vertice ad hoc per trovare un'intesa. Il lavoro di tessitura del premier Conte fatica dunque a tenere a bada contrapposizioni alimentate dal clima da campagna elettorale, e le opposizioni insistono sull'incapacità dell'esecutivo di prendere una singola decisione. È stato costretto ad interrompere invece gli impegni elettorali Silvio Berlusconi, operato ieri per occlusione intestinale. Intervento riuscito e sta bene, si legge in una nota di Forza Italia. L'ex premier, che si trova in terapia intensiva, dovrà restare ancora per alcuni giorni al San Raffaele, dove è stato ricoverato ieri mattina a poche ore dalla presentazione delle liste per le europee. Questa giornata sono in molti a ricordarla per la morte di un'icona dello sport, Ayrton Senna. La tragedia durante il Gran Premio di Formula 1 a Imola, un lutto che ha segnato però la nascita della Formula 1 moderna con maggiore sicurezza. Marco Bergamaschi. Sono passati 25 anni da quel primo maggio nel quale sul circuito di Imola, nel Gran Premio di San Marino, in un terribile incidente perdeva la vita Ayrton Senna. 34 anni e 3 mondiali vinti, il campione brasiliano in quel GP già funestato dalla morte di Roland Ratzenberger e dal grave incidente di Rubens Barrichello, aveva conquistato la pole position con la sua Williams, ma la sua ultima gara terminò al settimo giro. Un impatto fatale per il pilota, che era già diventato un mito nel suo Brasile, dove 1 milione di persone partecipò ai funerali, e in tutto il mondo. Senna lascia un ricordo indelebile di gare leggendarie e di un incredibile palmarès: 41 Gran Premi vinti, 80 podi e 65 pole position. Oggi verrà ricordato a Imola. Ayrton is presenting all the memories. Ayrton è presente in tutti i nostri ricordi, racconta Jean Todt, allora la guida della scuderia Ferrari. È stato un campione fantastico, con un grande carisma, una grande leadership, una grande personalità, e lo amiamo ancora. Con la morte di Senna nacque la Formula 1 moderna, per garantire più sicurezza ai piloti, con scocche rinforzate e il controllo e la revisione dei tracciati di tutti i circuiti. Un primo maggio speciale lo stanno vivendo a Bressanone, siamo vicino a Bolzano, tanti ragazzi che stanno partecipando al 51esimo campionato nazionale di scacchi. Scacchi anche meglio dei videogiochi, dicono i giovani. Letizia Lavoli. Per uno dei più famosi campioni russi, Anatoly Karpov, gli scacchi sono un'arte, una passione e una scienza. E a sentir parlare i ragazzi che in questi giorni partecipano al 51esimo campionato italiano di scacchi a squadre a Bressanone, non ci sono dubbi, è proprio così. È bello perché durante le partite possono avvenire miliardi di cose diverse, ed è poi affascinante le posizioni che possono crearsi. Giocare a scacchi vuol dire pensare. E ci sono tante posizioni sempre diverse ed è bello perché anche se vinci o si perdi non ti arrabbi tanto, perché impari sempre qualcosa di nuovo, è sempre imparare, imparare, imparare. Una gara combattuta tra 16 squadre, tra le quali i 9 volte campioni italiani di Padova alla ricerca del 10° titolo. E per i giovanissimi ai tavoli gli scacchi battono i videogiochi 1-0, senza alcun dubbio, perché la passione va vissuta sulla pelle, nella vita vera, e la migliora. Mi è piaciuto concentrarmi e poi anche vincere, sempre con questo scopo di vincere una battaglia. E poi hai un avversario vivo contro di te che vuoi combattere, e questo dà una soddisfazione quando vinci la partita in modo incredibile. Queste sono anche nei confronti delle nuove tecnologie, a nostro avviso, che hai il tuo avversario, lo vedi, lo batti, perdi, fai patta, però hai fatto tu stesso una piccola arte proprio per te, perché ogni partita è diversa.
E così apriamo la nostra rubrica culturale, terza pagina. Vi auguro una buona visione, vi ricordo che l'informazione torna alle 18.30 e vi auguro nuovamente un buon primo maggio. Grazie.